Benvenuti, oggi mi trovo in UK, Inghilterra, sud di Londra, per essere precisi a Kent, a Diggerland, questo parco divertimenti a tema ruspe che da piccolo mi avrebbe fatto impazzire. Io ho avuto un periodo in cui stavo totalmente in fissa con le ruspe e finalmente oggi realizziamo un grandissimo sogno, ovvero visitare un parco divertimenti con le ruspe. E sono qua con Jack. E ce n'è più di uno di questi parchi, tra l'altro. Sì, non è una roba a caso. Ne hanno in America, ne hanno in Inghilterra, altri. Cioè, ci sono le ruspe che sono delle attrazioni, ma secondo te? Cioè, ci sono i vasi tema Benna, no? È perfettamente tematizzato comunque. Bravi. Ma anche il capannone qua, che è proprio da lavoro. È stupendo. L'arco d'ingresso col braccio di una ruspa. Queste sono le diverse attrazioni di Diggerland. Questa è una delle attrazioni principali, che si chiama Spin Dizzy. Sostanzialmente sali sulla benna dell'attrazione e ti fa fare questo giro in alto dove fai questo spinning. È un po' come tante altre flat ride, ma in questo caso sei su una ruspa con una benna personalizzata. Ma poi, capito, è guidata davvero da qualcuno. Tra l'altro qua di Diggerland fanno anche corsi per l'abilitazione alla guida di attrezzature da lavoro del genere, quindi ruspe, trattori, eccetera. Fai picchissima questa roba. Ci sono diversi tipi di attrazioni, tutti con ruspe vere. Tipo in questo caso tu muovi la pala e devi buttare giù i birilli. È bellissima questa. Guardate quante ce ne sono. E sono tutte cose diverse. Ci sono anche gli autoscontri, che però ci dicevano che oggi sono fuori uso, sono spenti. E poi laggiù c'è la giostra dei cavalli, che è di Garound. È la giostra delle ruspe in questo caso. E ora ci mettiamo a provare le attrazioni principali. Una torre d'osservazione. Torre d'osservazione? Sì. Come cacchio si chiamano? Sì, sì. Che vanno su. Proviamo. Ma che osservi qua l'autostrada? Ci si bagna. Ci si bagna, secondo me. Andiamo in prima fila, Ok. Non so cosa succederà. Oh, madonna. Ah, è proprio thrill ride. Sì, sì, questa è adrenalina. Allo stato puro. Adesso ci droppa. È una drop tower. È una drop tower. Porca miseria. Oh, oddio. Dove andiamo? Ci sta spostando. E almeno mi posso tenere io. Tu non hai. Non ho niente. Sì, sì. Oh, aiuto. Ma fai donut, fa. Guarda, ci sono le tracce. Oh, oh. Oddio, parte. Attenzione. Emozionante comunque. Sì. Ah, ma poi vai lì e fai vista ponte. E ti scarica laggiù. Sì, sì, è un percorso. Beh, vedi il ponte comunque. Tutto sbagliato. Oh. È davvero drop tower. Sta facendo fare praticamente un 8 alla stessa altezza per ora, non ha ancora variato. Prima ha droppato un po' e basta. Sì, ma perché c'è un buco gigante lì. Ah, ecco, ecco perché era un effetto. Oh! Intanto Jack sta provando le ruspe. Oh! Oh! È una strategia, aspetta. Devi sostanzialmente prenderle da un lato e impilarle sull'altro lato con questo aggeggio. Guarda che concentrazione. Vediamo se ce la fa. Ok, il grip è migliore di prima. Attenzione, la presa. Ora deve solo impilarla dall'altro lato. Dai che ci siamo. Poteva fare un po' meglio, Com'è stata questa esperienza? Wow, è stata pazzesca, ma è difficilissimo, È mega difficile. Guarda, l'hai messa storta. Sì, ma il vetro è sporchissimo, non si vede niente. Ma perché un vero professionista lavora col vetro sporco. Ah, giusto, tematizzato. Certo. Da piccolo sognavo di guidare ruspe, adesso eccomi qua. Get yourselves inside. Yeah. Mi raccomando, Cerco di guidare piano. Io mi fido, So, pretty simple these controls. You have a drive sign like this before. You're good to go, mate. All right. Yeah. Yeah. Let's go for it. Oh, mi raccomando, Oh! Wow. Male. This is a dream of mine. It's not every day you get to drive one of these, especially as a kid, so. Efren sta realizzando un suo sogno. Da sempre. A Diggerland. Oh, ma è bellissima. Tra l'altro sei fortissimo. Adesso accelero. Oh, piano, piano. Excellent driving so far, mate. Oh, wow. Stiamo per salire sopra una salita difficilissima. Up and down. Wow! Oh. Amazing. Fantastic job. Oh, è il tuo lavoro, Ma io basta, adesso YouTube finito. Vengo a scavare qua. That was great.
Thank you. Wow. Ho realizzato il mio sogno più grande. Sono felicissimo. Non credo di essere mai stato così felice in un parco divertimenti. Oh, hanno aperto i go-kart. Estremamente emozionanti. Sì, infatti. Tutte le ruspe che ci sono sono della JCB, che significa Joseph Cyril Bamford, il fondatore della compagnia JCB. Ok, sono tutti i prezzi delle diverse attrazioni. Quanto costa un Bobcat? Non lo so. C'è che è partito col suo Bobcat. Mi fa super ridere. Attenzione, sto guidando un Bobcat. Questa cosa è veramente bellissima. Va pianissimo. Però è fico, molto fico. Guardate tutte le impostazioni. E poi questo credo sia il controllo della benna davanti, volendo. Però in questo caso andiamo solo avanti. È incredibilmente emozionante. Cioè, non è particolarmente veloce, ma mi sembra anche abbastanza sensato. Che spettacolo! Ma quando ti ricapita di guidare dei macchinari del genere? Cioè, è pazzesco! Hanno inventato tutto! Cioè, se vuoi fare una cosa nella vita, poi un modo di farla lo trovi. Ciao, Jack! Sostanzialmente è come essere a Pangea a Movieland. Adesso si passa nel fango, nella pozza. Comunque, a parte il fatto che questo parco è un meme vivente, al di là degli scherzi, è figo! Vabbè, se siete appassionati di ruspe o avete sempre voluto guidarle, è da fare assolutamente. Però in generale è divertente, ci sono robe particolari, ma è figo! Oh, sono nel fango! Oddio, se mi impantano, è veramente uno spettacolo. Oh, questa è una curva tipo inversione a U. Spettacolare. Ci stiamo facendo tutto il parco al contrario per poi arrivare all'attrazione di punta che ci sarà alla fine. Have a nice day. Thank you very much. È venuto il momento di scavare. Una volta da piccolo c'erano dei laboratori e stavamo facendo una passeggiata con i miei genitori e io impazzivo ogni volta che vedevo una ruspa, quindi ci siamo fermati e il tizio fa sali, sali, e mi ha fatto fare un giro. Mi ha fatto guidare una ruspa gigantesca, che per me all'epoca era gigantesca, una Fiat Itachi arancione, bellissima. E poi l'ha impennata con la benna, ha impennato la ruspa. Uno dei momenti più alti della mia vita. È ora di fare sul serio. Uno scava, l'altro ricopre il buco che ti è stato fatto. Ah, giusto. Ah, c'è anche questo, che adesso non c'è coda. Dai, facciamo un altro percorso sui camioncini. Oddio, la potenza! Alla potenza! Però che spettacolo! Esci tutto il percorsino, te lo fai con calma. Io non ho parole per questo parco. È il top, nulla da dire. Pazzesco, pazzesco. È proprio rilassante. Attenzione, prima curva. Oh, vai piano. Salve. Wow. Wow. Spettacolare. È venuto il momento di andare a scavare, però. Wow, sì. Madonna, che sogno essere in una di queste. Porca miseria, sto rivivendo tutta la mia infanzia. Vi giuro che non ero così emozionato da tanto tempo. Quanto mi gasa questa cosa. Oh mio Dio. Ah, davvero, io andavo pazzo per ste robe da piccolo e ora sono qua. Allora, sostanzialmente, con questo ti sposti a destra e a sinistra. Mamma mia, che spettacolo! Mentre per scavare, questo tira su, questo va giù, quindi infili la pala nella terra, guarda che potenza che ha, e poi tiri su, pieghi la benna, oh, e intanto tiri su. Sono un professionista! E poi ti sposti e fai una pilettina e rilasci. Mamma mia! Adesso scavo tutto! E poi giriamo. Per quanto puoi andare avanti, cioè all'infinito, finché qualcuno non mi ferma, perché io non ho alcuna intenzione di scendere da qua. Ci vediamo quando ho finito di scavare la terra, perché è troppo bello. Thank you. Madonna, guarda il check che sta. No, però io sono veramente senza parole. È stato qualcosa di meraviglioso, bellissimo. Lo voglio fare altre 100.000 volte. Io da piccolo non sapete quanto sognavo questa roba. Poi mi sono dimenticato, cioè, non è una cosa a cui penso tutti i giorni, voglio guidare una ruspa. Finalmente l'ho fatto. Cioè è uno di quei sogni che ho sempre avuto, che poi, di cui poi mi sono dimenticato, perché ho detto vabbè, pazzesca la vita. Pazzesca la vita. Ecco il ritorno di Jack. Non so se anche a te è sembrato così. È straintuitivo. Sì, sì, il sì. Il sistema di scavazione, cioè, lui lo impari subito, lo impari. Anzi, è proprio naturale. Sì, fai sì, il... sì, ti sembra proprio un'estensione del tuo braccio. Ok, mettiamoci in coda. 150.000 pound. Porca miseria. Oh mio Dio. Oh mio Dio, si muove tantissimo. Sì? Sì. Un po' precario, ma c'è una corda che lo tiene, ma... Cosa dici? Guarda, con perfetto, lo scotch. Guarda. Cioè, meglio di così. Siamo anche in prima fila perché c'è la benna. Pazzesco che è. Sì, sì, la guida lei, davvero. Questo mi sa che è B&M.
B&M, sì, ma si vede perché comunque guarda le finiture. È bellissimo. Ma poi guarda, c'è il grasso che cola, è tematizzato infatti, benissimo. Infatti è giusto che sia così. No, deve essere così, fosse anche pulito. È anche senso. Bello il fatto che tu lo fai in due, no? Sì. Però io mica ti vedo. No, infatti c'è un buchino qua, guarda. Sostanzialmente tira una corda e aggancia la corda dietro con un moschettone. No, ma mi sento perfettamente sicuro. Adesso lei sale e guida da lì e gira. E esatto. Noi giriamo. Esatto. Costantemente gira. Oh mio Dio! È pazza! Oh, fortissimo! È pazza. La Madonna! Oh. Ma si vola anche. 5 minutes later. Bellissima. Al contrario da fastidio. Sì. Bello, poi questo odore di gasolio. No. Stupendo. Faccio un coso militare con i cingoli. Enjoyride questa attrazione. Guidi la macchina in un percorso delimitato. Ma ti fa veramente guidare una Jeep. Tipo Pangea ma senza la sicurezza, senza i sensori. C'è la storia di Diggerland. E questo è il loro primo veicolo preso di JCB. E ora andiamo a prendere il Diggerland Express che fa il tour del parco. Siete pronti? Io vado in ultima fila che è più adrenalinico. Oh mio Dio. Aiuto. Ma non ci stai. Oh. Dai, sono comodi, sono dei veri barili. Oh, oh, è velocissimo. È la cosa più bella del mondo. Che benessere. Vedi che c'è la tavola a ferro. Bella, ma ti droppa? No, non penso. Là fanno veramente training per gli operai. Oh, discesa, mani in alto. Puoi aggiustarlo, sì, con Bob. Saprei farlo, sì, con Bob. Ora andiamo a provare questi. Io dico, ma come caspita gli è venuto in mente di tagliare dei barili di acqua? Però funziona, è bellissimo. Qua c'è tutta la parte food e ristora, qui adesso poi arriviamo. Ma prima è venuto il momento di queste ruspe. Ci sono diverse esperienze. Vediamo se si è abbastanza skillato. Attenzione, va di precisione. Dettaglio e precisione. E non di forza bruta. Ah, ci secco. La prendi tutta intera per il collo. Vale dal collo. Poverina. Sei un po' un fallito, eh. Ah, adesso fa sul serio, ok. Più o meno. Oh! C'è anche lo stunt show di Diggerland che purtroppo oggi non è in corso. Però è bellissimo, dai. Non so cosa succede, ma è venuto il momento dello Sky Shuttle che ti porta fino in cima e ti dà una visione panoramica dall'alto di Diggerland. E arriva a un'altezza di 50 piedi, ovvero 15 metri. Vediamo, sono curioso. Wow. Oh, brucia. Porca vacca. Tra l'altro Kent. La città che c'è lì davanti è bellissima. Spettacolo di Diggerland dall'alto. Si vede l'autostrada, si vede Kent, si vede... Credo sia Kent, non so. Veramente curioso. E ora siamo all'altezza massima. Il castello. Perché comunque siamo a sud di Londra, quindi non è neanche così lontano. 40 minuti. Scende! Si va giù! Non droppa alla fine, peccato. No, non droppa per niente. Sarebbe stato bello. Allora, bella la tower, molto rilassante. Ti portano su, ti vedi il paesaggio e ti rilassi. Mi stavo per addormentare. Ma ora, per svegliarci prima di far pranzo, andiamo verso Spin Dizzy. Ovvero questo scavatore gigantesco. Madonna, è un bestione questo, eh. Qua sì che c'è l'adrenalina. Opla, siamo con due bambini che un anno. Ok. Come al solito qualità altissima di NM. Questa è più antica, eh. Guarda, rispetto a quella di prima. Beh, si vede. Oddio. E la Madonna. È matta. Oh, ma è Intamin. Che bestia. Oh mio Dio. E la Madonna. Questa è una magia che è altissima. Ma che sono... È l'attrazione più bella di Zoom, aiuto! Ma che idea! Ma la furba, ma non è normale! Ma è veramente veloce! Sono tranquillissimo! Sto parlando per il pazzo, mio Dio! È bellissimo! Oh, ma ancora mi diverto! Sì, non mi diverto per niente! Ma che mi secondo? Devo andare! Probabilmente una delle attrazioni più... Basta! Come fanno sti bambini? Perché miseria? Madonna. Basta, prego. Pensavo... Non te la mi gira ancora la testa? Cioè, capite? Dai. Cioè, avete capito quanti erano piccoli bambini? Non hanno fatto una via. Noi urlando,
spaventati, loro tranquilli, si sorridevano, rilassati. È partita velocissima. Si sente proprio... È stata intensa. Bella però, la che facciamo? No. C'è anche una piccola parte interna con un playground per bambini e alcune mini attrazioni, queste però a un pound se vuoi raccogliere le palline da qua dentro. E poi ci sono delle sedie per i massaggi. Belle. Ok, dopo aver fatto questa... Cioè, è fuori di testa comunque. E direi che andiamo a dare un'occhiata alla selezione di cibo che hanno qua a Diggerland. Lo spazio è grosso comunque. Vediamo un po'. Madagascar hanno un sacco di roba sul menù. A parte gli hot dog, giant beef chili hot dog, hot dog classici. E poi qua c'è tutto il menù. Sono un sacco di possibilità, anche vegetariane, vegani e gluten free soprattutto. Quindi comunque anche a livello di scelte, di possibilità, c'è un po' di tutto per tutti, che è sempre apprezzabile. Non in tutti i parchi è così, c'è scelte gluten free, vegetariane. Soprattutto da noi in Italia siamo indietro su questa cosa. C'è un pochino di scelta di solito, ma pochissima. Invece qua, bravi! Questo è il prezzo totale, £24.90. Il chicken curry rice che ha preso Jack e il falafel rice hummus che ho preso io, £9.95. E poi due drink, £5 in totale. Chicken curry e falafel e riso, insalata e hummus. Beh, dai, non sembra male. Ma sembra tanta roba. Vediamo. Cheers. Cheers, brother. Allora, il riso sa di riso. Vediamo sto falafel. È buono. Ho mangiato molto peggio in parchi italiani io. Cioè, il mio è buono. Tra l'altro è anche tematizzata a mensa dei lavoratori proprio. Quindi a tema anche la mensa. Sì, è tematizzata. Beh, ma c'è davvero Boba giusto tutto. Grandissimo. Mi sembrava un adulto quando guardavo il cartone, qua sembra un bambino. Comunque era il mio idolo, soprattutto Scoop era la mia preferita. Che dire, secondo me è un giretto a questo parco. Se passate in zona e avete una mezza giornata da dedicargli, ci può stare, nel senso che comunque è divertentissimo. Poi se eravate appassionati di ruspe e non so perché dovreste, ma non lo so, l'ho trovato veramente molto affascinante. Un parco meme che ci vieni perché è un meme vivente. Però dall'altro lato comunque è fatto bene, cioè il suo lo fa, ti diverti. E onestamente mi sono divertito più qua che a Legoland a Dubai, che era tanto più per bambini e non si poteva fare niente. Quindi con un amico, con un gruppo di amici comunque vi divertite, scavate e che dire. Per cui super approvato, bravo Diggerland. E ora facciamo ancora un salto nello store del gift shop. Ma io queste cose, oh mio Dio, adesso mi compro tutto. Io ce l'ho al modellino, non JCB, ma ce l'ho della Fiat Itachi. Però proprio così. Che bello. Mamma mia, li voglio tutti. Qua c'è un altro po' di merchandise JCB, ma anche Diggerland. Certo che con i loghi potremmo lavorarci un po', però il bambino con la ruspa, questo è bello. Ma è bello il pile di Diggerland. Bello. C'è questo se vuoi. Bellissimo. Dietro la stessa. Diggerland. No, Diggermad. Ha sbagliato. Non sono Diggermerd. Io ce l'ho questa qua a casa. Ci sono delle nuvole bellissime oggi in Inghilterra. E fa pure bello, che voglio dire, non è proprio da sempre. Comunque è stato veramente divertente. Grazie Diggerland. Ci ho capito, queste sono vere benne. Cioè non sono finte, sono proprio vere. Ecco il numero uno di sempre, sì, Diggerland. Concordo. Questo è tutto, noi ci rivediamo molto presto, sempre qua su iFrames Adventure.